Oggi siamo a Merine, io devo arrivare fino al Parco Nelson Mandela per parlarvi di un'iniziativa davvero interessante per assaggiare qualcosa di gustoso. Ma devo arrivarci al parco. Ti posso dare un passaggio io, se vuoi. Andiamo, con cosa andiamo? Con l'ape, diciamo, no? Con l'ape? Vai, sai. Eccoci qua, grazie Federico, grazie mille, grazie. È stato un piacere. Grazie, buona giornata. Allora, siamo al Parco Nelson Mandela ed entriamo all'interno. Ed è qui che incontriamo Andrea. Ciao Andrea, ciao Isabella, bene, grazie, tu? Benissimo, ed Annalisa. Ciao Annalisa, ciao, come ciao. Va? Io sono arrivata in tutta corsa. Com'è stato il viaggio? Ho trovato un passaggio da Federico ed è stato bellissimo. Siamo partiti dalla piazza principale di Merine e siamo arrivati fin qui. La nostra bellissima piazza, aggiungerei. Ho preso un po' d'aria, siamo stati benissimo. Allora, io oggi sono qui perché so che in questi giorni accade qualcosa di speciale, una seconda edizione di una festa davvero particolare. Non ho potuto non notare un albero di Natale. Sì, siamo ancora a maniche corte, È vero, Isabel, dici bene, proprio perché il 16 settembre ci sarà proprio qui nel Parco Nelson Mandela, dove ci troviamo in questo momento, la seconda edizione dei 100 giorni a Natale. La festa, appunto, dei 100 giorni a Natale. Organizzata da Joy, l'associazione di promozione sociale. Accade qualcosa. Accade intanto che ci si ritrova dopo la pausa estiva e si fa festa tutti insieme, iniziando una sorta di countdown che ci trasporterà poi verso il Natale. E allo stesso tempo iniziamo un po' a pensare a cosa possiamo mangiare per quei giorni in cammino verso il Natale. E allora quale migliore occasione se non rispolverare un'antichissima ricetta della tradizione salentina. Che sarebbe? I purceduzzi. Cioè noi a settembre facciamo i purceduzzi. Sì, non ti svelo tutto, andiamo no. per gradi. Ok, assolutamente. Perché dopo ci sarà anche una bella sorpresa. E io sono qui per questo, insomma, abbiamo iniziato col botto, quindi non vediamo l'ora di scoprire proprio tutto. Intanto Annalisa ci fa vedere proprio come si procede nel fare purceduzzi. Sì, allora io adesso intanto ti faccio una carrellata con gli ingredienti. Certo. E poi Annalisa si mette all'opera e ci farà vedere un po' il procedimento. Va bene? Allora, per quanto riguarda la ricetta dei purceduzzi, ovviamente abbiamo bisogno della farina 00, la farina di semola. Sì. Una cosa che non ti ho detto, ma che si fa un po' in anticipo, in anteprima, rispetto, diciamo, alle due farine che vengono poi setacciate e mescolate insieme, è l'infusione dell'olio d'oliva con le bucce degli agrumi. Ok. Arancia, mandarino e anche il limone. Scaldato in un pentolino. L'olio caldo con la buccia degli agrumi e poi l'agrume insomma sprigiona l'olio, insomma. Così diventa veramente profumato. Sì, sì, praticamente l'olio diventa profumato. A questi agrumi si possono aggiungere anche altri aromi, come per esempio la cannella, i chiodi di garofano. Ok, perfetto. Ma in alcuni casi questi si possono anche aggiungere direttamente nell'impasto. Ok, va bene. Noi chiaramente per questa ricetta li abbiamo già inseriti nell'olio. Perfetto. Ci dimentichiamo l'anice, è fondamentale. Esatto, scorrendo l'anice, appunto, con gli ingredienti, il succo ricavato appunto dalle bucce, il succo d'arancia e mandarino, l'anice, come diceva giustamente Annalisa. Fondamentale per impastare. L'agente lievitante. Perfetto, ok, iniziamo. Procediamo. Un chilo di farina, più o meno mettiamo un quarto di. Perfetto. Insieme. Adesso misceliamo le due farine, creiamo la fontanina famosa. Importantissima per poter inserire gli ingredienti liquidi, no? Perché possiamo contenerli. E iniziamo ad inserire appunto gli ingredienti. Iniziamo dal l'olio. Mettiamo un po' d'arancia.
Ecco perché poi i pucci aggiunti sono belli profumati. Profumatissimi. Profumati. Oltre che saporiti. Come dicevamo prima, noi non abbiamo aggiunto adesso nel nostro impasto gli aromi, cannella e chiodi di garofano, perché li abbiamo messi già nell'olio in infusione. Altrimenti poi ognuno fa come, poi in cucina, come insomma, come ci si trova meglio. Procediamo ad impastare. È molto bella questa ricetta perché ci ricorda proprio le tradizioni della nonna, quando intorno al tavolo poco prima di Natale, insomma, no? Eravamo tutti là a vedere questo impasto bello e poi la nonna di nascosto ci dava il pezzettino del bruchetto, dicevamo noi, e ci faceva giocare un po', altrimenti i picci erano innumerevoli. Andrea, io ricordo quantità di purceggiuzzi enormi, cioè il giorno in cui in casa mia si facevano i purceggiuzzi era veramente un giorno di festa anche per noi bambini, perché si metteva l'impasto, si faceva preparare l'impasto ovviamente qualche ora prima perché possa lievitare, e poi la sera ne facevamo i compiti e la sera era compito di tutti fare i purceggiuzzi o con gli attrezzi del mestiere o anche con una forchetta, insomma, la nonna e le zie ci tenevano impegnati a fare veramente 4-5 kg di purceggiuzzi che poi si friggevano e la mattina dopo si passavano nel miele. Questo perché? Perché poi quello era anche il regalo di Natale. Sì. Alla vicina di casa, alla zia, all'amica, e si preparavano tanti piattini da regalare veramente in quantità industriale. Un passaggio che non abbiamo detto prima ma è importante riguarda proprio i tempi. Quando abbiamo parlato dell'olio a infusione, ovviamente non è un procedimento così rapido come adesso, certo, abbiamo fatto vedere, perché l'olio, come diceva giustamente Annalisa, va scaldato. Quando raggiunge il minimo punto di ebollizione vanno aggiunte le bucce, poi va spento e va fatto raffreddare. Quindi noi poi quell'olio lo aggiungeremo all'impasto freddo. Certo. Quindi ci vuole un po' di tempo. Quindi bisogna organizzarsi per tempo. Bisogna organizzarsi per tempo. Ma lo sappiamo. Idem dicasi per l'agente lievitante, deve fare il suo effetto, quindi un po' l'impasto dovrà riposare. Diciamo che chi si mette a fare purceggiuzzi sa che si deve dedicare, non è certamente una preparazione veloce, ma dobbiamo trovare, così come si faceva un tempo, dobbiamo trovarlo e ritrovarlo il tempo per fare queste cose. Ripeto, fa parte della tradizione salentina e quindi è un dolce che vale la pena. Il tempo che si perde, tra virgolette, per poterlo realizzare vale la pena, perché quando lo assaggi ti riporta proprio indietro nel tempo. E poi tanto tempo, magari trascorso anche in condivisione con la famiglia, i bambini, è veramente così come si faceva un tempo, lasciamo da parte i telefonini. Esatto. E rifacciamolo, dai. E ci mettiamo tutti intorno al tavolo. Sì, esattamente come si faceva un tempo, è quello che stiamo facendo noi. Adesso prendiamo l'impasto che ha riposato e iniziamo a fare i cosiddetti serpentelli per poi ottenere gli gnocchietti. Ovviamente Isabella, anche qui, una volta ottenuti i serpentelli, come diceva Annalisa, poi bisogna dargli la forma. Certo. Ci sono varie tecniche e vari strumenti, da quelli più arrangiati a quelli più professionali. Esattamente. Si parte dalla forchetta, dalla classica forchetta, per passare alla grattugia al contrario, dico io, o il giragnocchi, che non è qui presente sul tavolo, però effettivamente è uno degli strumenti che si utilizzano per... La fantasia non ha limiti e in cucina la dobbiamo utilizzare, per cui... Ok, possiamo procedere. Mm-hmm. Facciamo degli gnocchietti di circa un centimetro. Ok, poi come diceva Andrea, si prende il retro della grattugia e si dà questa forma così, si devono vedere queste zigrinature. Guardate che meraviglia, guardate, semplicissimo, giusto un po'. Ecco qua i nostri gnocchietti. Isabel, se hai manualità e vuoi provare. Io faccio un tentativo. Anche col retro della forchetta. Col retro della forchetta, ci proviamo. Ho esagerato? No, vabbè, va dai, bene, va bene. Va benissimo. Ti posso assaggiare, me li sono meritati, va bene. E adesso una volta... Procediamo così e poi li friggiamo. Perfetto. Ed eccoli qua, magicamente, eccoli qua i nostri purceggiuzzi. Purceggiuzzi a settembre, che meraviglia. Uno spettacolo. Già a sentire il profumo, Isabella. Io non so se posso resistere per molto tempo a non assaggiarli, Ci provo. Sento della musica, sì, cos'è? C'è della musica interessante da quella parte. Di là? Sì. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell.
Italia! Veramente, veramente, sono veramente bravi, veramente, veramente bravi. Hanno proprio la musica nel sangue! È vero, in effetti proprio per questo noi siamo veramente contenti che loro abbiano accettato il nostro progetto per quanto riguarda l'associazione, quindi anche loro sono... sono contenti anche loro di far parte della nostra associazione come Joy Band, quindi le abbiamo dato anche un nome, quindi loro allieteranno tutto quello che verrà preparato dall'associazione, quindi sono veramente bravi. Perché per la partecipazione inizia proprio dai più giovani, dai ragazzi, infatti, importantissimo. Infatti, e poi si divertono anche. Certo, sì, ma infatti io... Vi divertite? Infatti la prima cosa che loro vogliono è proprio divertirsi e quindi è questo che loro fanno da sempre, da quando abbiamo cominciato, insomma già dall'anno scorso che abbiamo fatto il primo concerto, loro sono molto contenti di stare con noi e noi molto contenti e felici che loro facciano parte della nostra associazione. Bravi ragazzi, divertitevi, fatevi un applauso. E di qua troviamo Roberto. Ciao. Ciao Roberto. Certo, grazie. Aspetta, facciamo così. Facciamo così. Allora Roberto, qui accade qualcosa, anche qui accade qualcosa di magico. Stai creando? Sto progettando, creando quello che potrebbe essere un centro tavola natalizio, perché poi, come puoi vedere, qui ci sono degli altri oggetti realizzati dagli altri soci dell'associazione Joy, perché noi facciamo i nostri mercatini sia nella prossima esperienza di 100 giorni di Natale, poi anche in altre occasioni. Noi facciamo i nostri mercatini, sono tutte cose realizzate a mano, rigorosamente a mano, con materiali riciclati. Guardate, certo, assolutamente, materiali semplicissimi, tipo le conchiglie. Ecco, guardate che meraviglia, sì, va bellissimo. Sono dei presepini realizzati in delle i gusci delle ostriche, guardate che bellezza, bellissimi. Qui per esempio che adesso cosa stai facendo? Sto facendo un centro tavola, sto progettando quello che potrebbe essere un centro tavola, quindi io adesso provo a appoggiare le cose per vedere se ti piace o se vuoi modificare qualcosa, aggiungere, togliere. E poi con l'accaldo, Vinavil e quant'altro, e poi si assembla il tutto. C'è una vera e propria passione attorno al Natale, vero? Sì, noi dell'associazione siamo proprio malati di Natale. E si comincia molto prima. Molto prima, perché poi, cioè, da Ferrago, dal gelato al Pandoro è un attimo. È verissimo. Marco, ciao. Isabel, come stai? Io bene, benissimo, ma secondo me anche tu stai veramente anche bene. Io. Tu hai visto la preparazione dei pulceduzzi, però sei qui per la festa dei 100 giorni a Natale che si terrà il 16 settembre. In quell'occasione Joy preparerà e offrirà... Joy che è l'associazione che presiedi. La nostra associazione, sì. Offrirà ai presenti questa novità di quest'anno, il Joy Lato. Praticamente, così come la festa è a tema, che è un connubio, diciamo così, tra l'estate e il Natale, quale miglior prodotto da presentare se non un gelato? Quindi il prodotto principe dell'estate con il prodotto principe del Natale per quanto riguarda la nostra tradizione, quindi pulceduzzi. Ma io vi faccio e fate un applauso grandissimo, perché quest'idea è veramente bellissima. Originale, diciamo, dai. Assolutamente originale, gustosa, particolare. E... te la vorrei far assaggiare, ti va? Certo. Non il mio, ovviamente, questo lo finisco io. Andiamo di là, così lo prepariamo insieme. Andiamo? Andiamo. Torniamo da Andrea. Sì, c'è Andrea pronto a preparare, insomma, a farci vedere come... No, questo è stupendo. Non lo cancellare. Zio! Sì, amore, va bene. Il bimbo vuole il gelato, anche lui vuole il gelato. Alberto vuole il gelato. Alberto vuole il gelato. Chi è Alberto? È il mio nipotino. È tuo nipotino. Ma prepareremo il gelato per Alberto e per tutti i bambini che saranno presenti qui il 16 settembre. E intanto anche non solo i bimbi, ma... dai, qualcosa anche per i grandi celli ce l'abbiamo. Sì, dai, va bene. Adesso Andrea ci fa vedere proprio la preparazione del gioilato. Si è specializzato, Siamo... ci stiamo lavorando da un po' di giorni. Sì, ormai abbiamo preso la mano. Lui prepara e noi assaggiamo solitamente. E nella ricetta che abbiamo preparato prima mancava un passaggio fondamentale. Sì. Cioè,
il fatto di versare porceduzzi fritti, certo, nel miele, sì. Poi condirlo con le famose codette, anisette, dipende insomma quello che abbiamo in caso, quello che a noi più fa gola e che dà colore. Certo, certo. Ai piatti natalizi. Ora, come diceva Marco prima, noi abbiamo voluto fare questo connubio fra il fresco dell'estate e la tradizione del Natale, che ovviamente è il pulceduzzo per eccellenza. E abbiamo composto il gioielato. Gelato fior di latte. Sì. Per cominciare abbiamo bisogno quindi di una base neutra, fresca. E io nel frattempo che ti spiego, preparo. Certo, quindi. Così noi facciamo mettiamo una certa quantità di gelato fior di latte. Eccolo nella qui. Nella nostra coppetta Joy. Guardate le coppette Joy che sono bellissime. Ora cosa abbiamo fatto? I pulceduzzi li abbiamo passati nel mortaio. Ok. Ma prima di passarli nel mortaio li abbiamo ripassati un attimo nel forno per dargli un po' tostati, leggermente tostati, sì, ok. In modo che poi messi all'interno del gelato non risultano molli. Perfetto. Okay. Poi li abbiamo frantumati appunto nel mortaio, aggiungiamo quindi un cucchiaino di questa polvere di pulceduzzi. Che bella, una granella di pulceduzzi, che meraviglia. A questa granella aggiungiamo... Io l'acquolina in bocca, eh? Aggiungiamo uno o due pulceduzzi, te ne metto tre. Grazie, diciamo grazie Marco, Andrea. Non lo diciamo a Marco, no. Ne metto tre e poi andiamo con il miele. Che te ne pari? Ti vedo silenzioso, è strano che tu perché sia non, in silenzio. Perché sto contemplando questo gioielato, sì, questa creazione, e soprattutto sto immaginando già il gusto. Ecco perché sono in silenzio. Come ti dicevo prima, aggiungiamo un tocco di colore. Sentivo dire che ti piacciono i pulceduzzi, giusto? Vado matta per i pulceduzzi. Gelato, amo il gelato. E quindi? Quindi ami il gelato estivo. E quindi amo il gioielato. E quindi ami il gioielato. Immaginiamo che ci sarà il 16 settembre a fare il bis di questo... Il bis, il tris, assolutamente sì. Allora. Eccolo qua. Guardate che meraviglia. Mamma mia, non vedo l'ora, eh. No, aspetta Isabella, aspetta, guarda, mi è appena arrivato un messaggio, cioè un video messaggio per te. Ti va di vederlo? Lo vediamo. Vabbè, lo vediamo insieme a tutti gli altri amici. Sì, di facciamo. Venite tutti quanti. Tutti. Ciao Isabel! Un saluto a tutti i telespettatori di Telerama e agli amici di Joy. Io sono ancora al mare per qualche giorno. Ma ci vediamo il 16 settembre al parco Nelson Mandela di Verine per la festa dei 100 giorni a Natale. Bambini, vi aspetto! Oh, 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 oh! E invitiamo tutti a venire a Verine, esattamente come ha fatto il nostro Babbo Natale. Che tornerà dalle vacanze e verrà direttamente quindi a Verine. Quindi tornerà proprio per i 100 giorni al Natale qui a Verine. E poi si metterà al lavoro in vista del Natale, insomma. Beh, certo. Parte da Verine e va a casa sua in un... In segreto, insomma, non possiamo dirlo. No, assolutamente no. Chissà se a Babbo Natale piacerà il gioielato. Io penso di sì, ma intanto vediamo. Questi momenti parlano anche senza parole. E la tradizione, Isabella, là dentro. C'è la tradizione. Non mi fermo più. Sandro, te lo chiudo io, mi sa. Devo sbrigare. Va bene. Sandro dice che dobbiamo... Ma sì, chiudiamo così Ma poi Sandro ci... Ma offriamo il gelato. Sì, assolutamente. Il gioielato. Così ci sediamo e ce lo gustiamo in questo bellissimo parco. Marco, ti ringrazio. Ringrazio tutti quanti sono stati insieme Grazie a noi in questo bellissimo pomeriggio di chiacchiere e risate. Ma ci vediamo detto, il 16 settembre. Il 16 settembre. Il 16 settembre prossimo alle 18. Vi aspettiamo tutti qui a partire dalle 18 il prossimo 16 settembre. Evviva Verine, evviva l'associazione Joy, evviva tutti quanti voi. Ho fatto anche la rima. Alla prossima! Ciao! Mi raccomando, eh! Buonissimo! Buono. Mamma mia!